Sì, ciao Mauro, buonasera. Anche oggi, come dici te, siamo andati a trovare una società che pratica uno sport da combattimento ed è il Taekwondo a Cortaccia, dove siamo andati a trovare il suo massimo esponente, il 7 volte campione del mondo, Marcus Zadra, e abbiamo scoperto anche quali siano i prossimi e futuri campioni possibilmente provenienti da questa regione italiani. Mi viene da dire che un tempo anche l'hockey su ghiaccio era uno sport da combattimento, poi sono state inserite norme un po' più severe, ma andiamo a vedere il servizio sul Taekwondo. Il Taekwondo è una disciplina di combattimento orientale di origine coreana che in Alto Adige ha trovato uno dei suoi più importanti esponenti a livello mondiale. Marcus Zadra, 7 volte campione del mondo dal 93 al 2000 e da ormai 15 anni punto di riferimento per atleti di tutte le età che vogliono praticare questo sport. Io sono convinto del Taekwondo perché è un'arte marziale veramente bella, dinamica da vedere, ma soprattutto è una delle due arti olimpiche, per cui il taekwondo, oltre ad essere, diciamo, difesa personale, oltre ad essere uno sport bellissimo da praticare, è anche olimpico. Per cui io, quando ho smesso la mia carriera agonistica, dedico, diciamo, il mio tempo proprio a creare qualcuno che un giorno può partecipare alle Olimpiadi. Praticamente ho fatto 4 anni da Bolzano a Schio, 2 volte alla settimana fin quando ho avuto la cintura nera, no? E da là proprio è partito il discorso taekwondo in Alto Adige. Però gli atleti non erano mai il problema, più che altro era il problema di creare gli allenatori. Grazie alla grande esperienza acquisita in quasi 35 anni di attività, Marcus Zadra è riuscito a creare una scuola, la Zadra Fighting, che permette a chiunque di praticare questa disciplina con l'obiettivo di allenare atleti e formare allenatori in grado di ben figurare a livello internazionale. È uno sport molto dinamico da vedere, soprattutto spettacolare, e si vedeva anche già alle ultime Olimpiadi. Sono stato con il team italiano, sempre tutto esaurito, ma soprattutto è un sport olimpico. Quello vuol dire che hai tutta un'altra realtà a livello sia già di pratica in palestra fino a poi arrivare all'ultimo. C'è una federazione ufficiale, c'è il comitato olimpico e il taekwondo è al quinto posto, proprio al Comitato Olimpico Internazionale, come società, come paesi partecipanti. Abbiamo 202 paesi, cioè una roba incredibile, no? Però noi siamo solo un piccolo punticino qua e cerchiamo di adesso di tirare un po' su, però diciamo a livello mondiale il taekwondo è cioè, l'arte marziale più praticata al mondo. Come accade spesso a questi sport minori, la difficoltà di praticare l'attività in questione è direttamente proporzionale al fatto di trovare spazi adeguati. Noi stiamo crescendo moltissimo, però bisogna sempre anche vedere diciamo, di crescere giusto, nel senso di non stravolgere le cose e pian piano questo. Ovviamente abbiamo anche noi problemi di spazio, perché fare allenamenti normali per le società normali, diciamo, fra parentesi, ti bastano 3 giorni alla settimana. Invece uno che va a fare tipo adesso abbiamo quattro atleti che fanno tornei di G1, per cui sono 3 atleti che hanno la licenza Coppa del Mondo e quelli si devono là in un giorno. E questo è il problema, trovare diciamo un posto per allenarsi ogni giorno. Quello più che altro è il problema. Nonostante le difficoltà quindi dovute a orari e spazi, in questi ultimi anni Zadra e i suoi collaboratori hanno potuto far crescere atleti che hanno già ottenuto buoni risultati. Tra di essi Laura Unterhofer, già campionessa italiana nel 2012. La prima volta una mia amica ha visto questo sport e mi ha invitato a fare un corso, insomma, e sono andata con lei e questo sport mi ha subito colpito. In Italia soprattutto ci sono tanti atleti che sono molto bravi e vincere un campionato italiano, diciamo che è il primo passo per andare avanti e che poi ti convocano in nazionale e è sempre anche una bella emozione arrivare a un campionato italiano e fare un posto sul podio, che è un sogno di tanti atleti anche, cioè soprattutto in Italia anche. Vorrei entrare in un gruppo sportivo e cerco quest'anno di fare tante gare perché purtroppo ho saltato il campionato italiano e cerco di vincerlo quest'anno.
Come al solito in forma ancora Marcus Zadra, vero Paolo? Sì, è una grande persona e un grande sportivo.